cosa ha detto, cosa ha mostrato Pasolini di essenziale? Io penso che Pasolini tra 10.000 anni resterà perché ha mostrato e ha detto che era in corso nel Novecento una crisi di civiltà, qualcosa che solo lui ha intuito in questa forma così espressiva. Mi riferisco più ancora che ai film o alle poesie o alle prose o all'insieme della sua attività di decatleta ai saggi. Pasolini, saggista che intuisce, che rivela una crisi di civiltà. Nessun altro intorno a lui l'ha intravista e nessun altro intorno a lui l'ha sofferta come lui. Crisi di civiltà vuol dire semplicemente che sta succedendo nel Novecento nel mondo ciò che succedeva in Europa nel 400. Moriva il Medioevo e nasceva la civiltà moderna. Una civiltà è costituita da un insieme complesso, multiforme, molecolare, di teorie, di pratiche, di arti, di scienze, di comportamenti, di sentimenti, e a un certo punto nella storia muoiono le civiltà e dalle ceneri di queste civiltà, certe volte, non sempre, nascono altre civiltà per opera di determinati individui. La civiltà moderna non è caduta dal cielo, è data attraverso l'attività di una serie infinita di produttori di civiltà, dal contadino che inventa una nuova tecnica di coltivazione, a Brunelleschi che inventa la prospettiva, e Masaccio, e più avanti Galileo, l'insieme. Bene, Pasolini verso la metà del Novecento intuisce, intravede questa crisi di civiltà, che lui non definisce in questi termini. Lui parla di mutazione antropologica, di vuoto culturale, di fine del mondo. Questa è la grandezza di Pasolini, non ancora riconosciuta, perché ancora l'insieme degli intellettuali e scienziati e artisti del nostro tempo non vede questa crisi di civiltà, non la concepisce come tale. Nello stesso tempo Pasolini ha dei limiti ideologici, lui intravede una realtà, ma di questa realtà coglie soltanto l'elemento di perdita, di caduta, di crollo, di deperimento, di crisi, non coglie dentro questa crisi di civiltà la nascita di una civiltà nuova. Non coglie nei giovani nuovi germi, coglie soltanto un lato, coglie la distruzione che la crisi di civiltà opera nei giovani, ma non coglie nuovi modi di agire dei giovani, delle donne, questo sentimento di fraternità, questa liberazione del genere
femminile e tanti altri elementi di pratica e di teoria che già cominciano a comporre un inizio di civiltà nuova. Quindi lode a Pasolini perché ha intuito qualcosa che gli altri ancora non hanno immaginato nelle dimensioni complessive, globali di una crisi di civiltà e limiti di Pasolini, perché gli amici di Pasolini, quelli che amano Pasolini, quelli che lo configurano come un profeta, eccetera, eccetera, da un lato non vedono qual è la vera grandezza di Pasolini, intravedere una crisi organica di civiltà, dall'altra ne fanno un santino, non parlano mai dei suoi limiti ideologici e artistici anche in certi casi, e questo limite del non aver intravisto e indicato il nuovo è un limite grave, pericoloso, addirittura velenoso per i giovani, che ha condotto Pasolini a uno stato di disperazione che si può comunicare e che invece bisogna contrastare individuando e mostrando la vita nuova che già si sta formando.